Oggi siamo qui a Casarano e insieme al Politecnico del Made in Italy che ci ospita, insieme a Siemens, parleremo dell'innovazione nelle imprese, poiché abbiamo noi tre come soggetti obiettivo comune quello dello sviluppo delle imprese e del territorio. Parleremo degli strumenti che oggi la Comunità Europea, lo Stato italiano e la Regione Puglia mettono a disposizione delle piccole, medie e anche grandi imprese per poter innovare, per poter fare investimenti, per poter fare ricerca, per poter fare sviluppo. Oggi la Regione Puglia è una delle regioni più attive nella promulgazione dei bandi per le imprese, quindi ci sono i bandi, il bando PIA per le piccole e medie imprese, c'è il bando contratti di programma, c'è il piano Calenda Impresa 4.0 che comprende una serie di misure tra le quali l'iperammortamento o il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. Qui al Mezzogiorno siamo privilegiati con il credito d'imposta Sud, quindi credito d'imposta Mezzogiorno. Le aziende non conoscono esattamente tutti gli strumenti che sono a disposizione, anche quando li conoscono magari non sanno che ce ne sono degli altri più approfonditi, oppure noi ad esempio siamo specializzati in un mix di più strumenti per efficientare al massimo il contributo che può arrivare all'azienda. Siemens è da diversi anni, come multinazionale tedesca, sta investendo sui temi della digitalizzazione. Chiaramente la nostra interfaccia principale sono i costruttori di macchine o comunque i fornitori di chi opera nel tessile piuttosto che nel calzaturiero, e si riscontra effettivamente una difficoltà di far arrivare un messaggio agli operatori del settore, per cui eventi di questo tipo in collaborazione con il Politecnico del Made in Italy, che rappresenta una categoria di imprenditori piuttosto che con agenzie come la Mendelssohn, che illustrano quelle che sono le possibilità di finanziamenti legate allo sviluppo digitale, sono delle occasioni in cui effettivamente è possibile illustrare quanto oggi la tecnologia permette di fare, ma la tecnologia non è da sola sufficiente senza appunto la possibilità poi di supportarsi e di avvalersi di strumenti finanziari, e oggi devo dire che è il momento opportuno per fare investimenti di questo tipo. In questo Siemens propone un ampio portfolio per quanto riguarda i temi della digitalizzazione del manifatturiero, a partire proprio dalla prototipazione virtuale piuttosto che alla prototipazione anche di come viene realizzato un prodotto, alla messa in vendita del prodotto, alla possibilità poi di acquisire tutta una serie di informazioni, i cosiddetti big data, in tutta la filiera produttiva. Il Politecnico del Made in Italy è un consorzio di aziende operanti nelle filiere delle manifatture moda di qualità, calzatura e abbigliamento, che è stato costituito qualche anno fa sulla spinta e l'ispirazione di importanti imprenditori che operano in questi settori, in particolar modo il dottor Luciano Barbetta, il nostro presidente, che è stato colui che ha messo la prima pietra di questa casa. Il consorzio nasce per essere una piattaforma di supporto sia di formazione specialistica, di figure specialistiche per queste filiere, e sia come un braccio consulenziale. Noi cerchiamo di fare anche consulenza ai nostri associati stessi, ma non solo, anche ai partner, e così portare nelle loro aziende dei servizi integrati di impresa.